Eccoci ragazzi, mi sono cambiato. Ho i jeans, ho il raffreddore. Mi sono pettinato, mi sono tagliato la barba e qua c'ho lo zaino. Quindi sono pronto, ma mancano ancora ore. E ho detto facciamoci un'altra live, non sapevo cosa fare, mi è venuta voglia di Fallout, quindi facciamo Fallout, però prima di tutto andiamo su www e vediamo se mi ha cambiato il titolo, che non mi avrà cambiato come sempre. E invece no, e invece stavolta me l'ha cambiato il titolo. Stavolta me l'ha cambiato, continua. Eravamo rimasti all'istituto, perché se lo ricordate. E adesso si vede, adesso vedremo. Mi sono le 9:14, devo essere a scuola alle 11:30, quindi abbiamo un bel po' di tempo, io sono già pronto, cioè mi devo infilare le scarpe che ho qui. Mi spruzzo un'altra profumata per sicurezza e mi prendo lo zaino che è qua e vado, quindi proprio possiamo stare fino all'ultimo secondo, anche se io tipo per se devo uscire devo essere io alle 11:30, io esco alle 11. Sono strano. Lo faccio per sicurezza, che non si sa mai. Poi vabbè, domani dalle 8:30 fino all'1:30. E poi abbiamo, vabbè, sabato e domenica tutta per noi, ragazzi. Vedo se vi porto live sia mattina, pomeriggio che sera, si vedrà. Ok, precisamente dove eravamo l'ultima volta. Steampack. Sì, vabbè, io voglio prendere con la X, giustamente. Mi scordo un attimo i comandi, sapete? Quando si giocava a tanti giochi, it's not my fault. It's not my fault. Bello sto quadro. Non trovo nessuno. Ma sono sempre qui. Scendi, scendi, scendi. Ecco qua. Devo solo stringere questo servomotore di Eli filmò. È il terzo disco primario che si rompe in questo mese. Non scherzavo, sei davvero qui. Molto bene, io sono Ali Film. Considerami l'ingegnere capo dell'istituto. Quando il padre ci ha detto che ti faticavo a crederci, ne hai passate talmente tante che gli altri si sarebbero semplicemente arresi. Se la domanda non è inopportuna, senti. Volevo solo trovare mia figlia e assicurarmi che stesse bene. Adesso che l'hai trovato, spero che ti faccia provare orgoglio nei suoi confronti per quello che ti ho dato. Ora ti presenterò velocemente la divisione strutture, poi risponderò alle tue domande. Come puoi immaginare, facciamo in modo che i sistemi elettrici e meccanici dell'istituto funzionino sempre alla perfezione. Ci occupiamo della gestione e dell'aggiornamento dei sistemi che qui rendono possibili vita e lavoro. Dietro queste pareti ci sono macchine che riciclano l'aria e l'acqua e forniscono energia ai laboratori e agli alloggi. Il lavoro che facciamo qui non sarà eccitante come quello degli altri dipartimenti, ma non è nemmeno importante. Visto che sei qui e che hai parlato con il padre, L'immagine dell'istituto. sto solo dando un'occhiata. Mi ricorda quello del flusso Fai ai sistemi canalizzatore. quello che tocchi. L'equipaggiamento è molto delicato, non come quello della superficie. Se c'è altro che vuoi sapere sulla divisione strutture, sarò felice di aiutarti. Deve essere complicato soddisfare i requisiti energetici di un posto simile. Assolutamente sì. Cerchiamo di risparmiare ogni singolo volt quando è possibile. Volt. Negli anni abbiamo imparato qualche trucco Battuta. per limitare il budget dedicato all'energia. All'occorrenza ci avvaliamo di fonti selezionate in superficie. Ovviamente prendiamo solo quello che serve. Per fortuna la divisione di sistemi avanzati lavora soluzioni sempre nuove per la produzione di energia. Ed è un bene perché la richiesta è in costante aumento. Non hai idea di quanto consumi un singolo utilizzo dello smaterializzatore molecolare. Non saprei. Molti sono durati ben più del tempo previsto. Vuoi il mio Salva. parere? Sono stati costruiti piuttosto bene. Non discuto. Ciò Non nonostante vediamo aspetto la nulla di produzione temporale dei... Dottoressa Tutto Firman. a posto.
Unità, puoi tornare in servizio. Chi ha costruito questo posto? Esiste da molto. La costruzione dell'istituto è opera di generazioni di scienziati. I superstiti della guerra, nostri progenitori, si rifugiarono nel seminterrato del vecchio Cit, il Commonwealth Institute of Technology. Con il tempo, i loro figli hanno scavato in profondità e costruito habitat e laboratori sempre più sofisticati. È un processo che continua ancora oggi. Anche in questo preciso istante stiamo scavando gallerie per la creazione di nuove strutture. Pensa come sarà questo posto per centinaia di anni. Spero di esserci al più presto. Dipende tutto da me, signorina. Potrei farlo saltare in aria. Anche se è un bel posto, devo ammettere. No, così si... No, così si apriva. Ok. Ah, mi devo riabituare un attimo. Istituto URSS. Cos'è, da parte dell'istituto della Russia? Non lo so, non ho idea. Per fortuna ce l'hai fatta. Sto pensando di passare dalla divisione robotica per sistemare alcune cose. Bisogna essere bici, abbiamo molti nemici. Lamento che avevo chiesto. Forse la prossima volta dovrei... Devo fatemi passare. Così, così, per fargli capire un po'. Ti prego di non farla. C'è già abbastanza conflitto tra noi e praticamente tutti gli altri dipartimenti. Sei troppo domani. Con i miei metodi si ottengono. E anche questa volta sarà sempre. I predatori in missione sono implacabili. Se ne vedi di uno, sta andando alla barca. Ha ucciso uno. Eccoti. Justin Hyde, direttore esecutivo dell'ufficio ritiro sintetici. Voglio essere franco con te. Ti terremo d'occhio nel prossimo periodo e da vicino. Nonostante la tua parentela con il padre, sei una persona pressoché sconosciuta. Sono certo che mi capisci. Non ci saranno problemi, vero? Nessun problema. Bene, fa piacere. Il padre mi ha chiesto di farti una breve introduzione sull'ufficio ritiro sintetici. Il nostro obiettivo primario è il recupero dei sintetici fuggiti che si nascondono tra la popolazione umana in superficie. Perché i sintetici vogliono scappare? I sintetici non conoscono il concetto di volontà o desiderio. Sembrano essere umani, ma sono macchine. Per quanto riguarda il motivo della loro fuga, stiamo attualmente cercando di... Il nostro strumento principale è il predatore, un sintetico di terza generazione abilitato a operare in superficie. I predatori Nick, sono un figo. Sintetici scappati dall'istituto e li reclutano. Sono altamente autosufficienti, addestrati in combattimento, infiltrazione e pedimento. In una parola, i nostri predatori sono implacabili. Ma immagino che tu lo sappia dal momento che ne hai già incontrato uno. Infatti... Mi piacerebbe sapere come hai fatto a neutralizzare. Sono molto abile nel combattimento. A maggior ragione. Il predatore dovrebbe essere superiore a chiunque. Tranne a me. Suppongo dovrò chiedere alla divisione robotica di effettuare dei test approfonditi sull'intera produzione. Come se non avessimo già abbastanza problemi. Ora, se non ti serve altro, tornerei a... Vorrei altre informazioni su come funziona il ritiro dei sintetici. Va bene. Quando un predatore individua un sintetico di Werner, usa il codice di richiamo di quel sintetico per cancellare la sua memoria. Oh cavolo, Nick. Poi noi ci occupiamo di un procedimento molto delicato, ovvero ripristinare la configurazione neurale al suo stato originario. Nei casi in cui la procedura avviene con successo, il sintetico torna operativo senza alcun ricordo della sua vita in superficie. Molto spesso non siamo in grado di riparare i danni e dobbiamo smaltire l'unità nella sua interezza. Nick, mi sa che non ti porterò mai qui. Per me i sintetici sono umani. Per me tutti i robot sono tutti umani, per me, appunto. Sono esseri viventi. Averti qui è... Comunque sembra finora una cosa abbastanza umana, a parte per i sintetici. Sembra un buon posto. Vogliono far ritornare la razza umana a razza umana, giustamente. Ci sta lavorando da più di due ore. Cosa sta quella là?
punto credo che lo stia facendo per divertimento. Un lavoro apprezzato non solo male, ma è anche pericoloso. Chiedo scusa, dottore. Siccome sei qui da poco, dovresti ritagliarti del tempo per imparare le regole generano l'ordine. E l'ordine stimola l'efficienza. Queste parole sono oro per un ex militare. Un uomo che capisce la necessità della disciplina è per noi una risorsa preziosa. Anni fa avevo preparato della documentazione in merito. Vedrò di fartela avere. Buona idea. Abbi cura di te, dunque. Ok, Evan Watson. E di qua non si può andare. Evidentemente non ci vogliono sparare a esplorare tutto l'istituto. Chiedo scusa. Sei tu. Sì, sono io, Batman. So chi sei. Lo sappiamo tutti. Anche se il padre è felice della tua presenza, spero che non rappresenti un ostacolo al nostro lavoro. Non preoccuparti, non darò fastidio a nessuno. Grazie, lo apprezzo molto. Prima che mi dimentichi. Fammi vedere il tuo pipibono. Mi è stato detto di installare un chip di predatore al suo interno. Ordini del papà. Avrai l'accesso completo, con la possibilità di entrare e uscire dall'istituto a tuo piacere. Grazie. Mi tornerà senz'altro utile. Visto che il trasmettitore è l'unica via d'accesso all'istituto, direi che è utile. Ho ripetuto. Nel caso non l'avessi ancora capito, qui sei l'unica persona a disporre di questo tipo di accesso. Questo dovrebbe dimostrare la fiducia che hai al padre nei tuoi confronti. Ora, se non c'è altro, devo davvero tornare al lavoro. Va tutto bene, dottoressa Lee. Sento come un po' di tensione. Sì, le cose vanno... Va tutto bene. Mi dispiace, ma non socializzo molto. Preferisco concentrarmi sul mio lavoro. E ora possiamo arrivare all'istituto quando vogliamo, senza usare il viaggio rapido. Cioè non... vabbè, non lo so. Cisce. Cioè una volta scoperto dovrebbe valere il viaggio rapido come teletrasporto alla fine, no? Comunque dei ragazzi che hanno fatto un video bello, Dovahkiin versus... cioè Skyrim versus Fallout praticamente, hanno fatto vedere una, diciamo, una rappresentazione del viaggio rapido, perché non si sa come fa nel gioco, non si vede. Praticamente hanno fatto che lui clicca su un obiettivo e praticamente corre alla velocità della luce fino a quell'obiettivo, non è che si teletrasporta. Perché in realtà alla fine noi usiamo il viaggio rapido, ma nella trama, tra i personaggi, non esiste una cosa chiamata viaggio rapido vera davvero. Fuck. Devo mettere a posto il caricatore del controller, che se avete visto se è bianco è perché è un caricatore di un cell, perché credo che del controller non funziona più. Oddio che figata. Posso rubare delle piante? Vuole cominciare il prima possibile, perciò ho dovuto accantonare il torretto. Dottore. Salve! È bello vederti qui. Dottor Clayton Oldren, responsabile della divisione. Questo è simpatico. Non vedo l'ora di mostrarti quello che stiamo facendo. È sorprendente. Vorrei saperne di più. In tal caso, lascia che ti racconti brevemente quello che facciamo qui. Come suggerisce il nome, la divisione Bioscienze è specializzata nello studio di botanica, genetica e medicina. Il nostro compito principale è quello di garantire la salute e il benessere di tutti gli abitanti dell'istituto. A tale scopo, coltiviamo piante altamente selezionate da impiegare in ambito culinario e medico. Abbiamo perfino cominciato ad accarezzare l'idea di una vita animale sintetica. Forse hai già visto il Grilla. Si tratta ancora di un progetto secondario, ma il potenziale è indubbiamente entusiasmante. Pare che non ci sia niente che non possiate fare. Un duro lavoro e intuito, qualunque sfida può essere superata. Mi accorgo di averti rubato già abbastanza tempo, ma voglio farti una domanda. Hai deciso di unirti a noi? Non lo so, vorrei vagliare anche altre possibilità. È una decisione difficile, ma anche un'opportunità unica e importante. Dopotutto, non devi decidere adesso. In ogni caso, immagino che vorrai continuare la tua visita. Se preferisci, sarò felice di rispondere alle altre tue eventuali domande.
Posso fare qualcosa per aiutarti? Credo che il dottor Garland avesse bisogno di aiuto con uno dei suoi esperimenti. Dovresti parlare con lui. Kaido, posso aiutarti? Parlami di quei gorilla sintetici. In generale sono stati un successo. Il loro comportamento corrisponde in larga parte a quello indicato nei nostri dati storico-economici. Sfortunatamente di recente abbiamo avuto qualche problema. Bestie possono diventare aggressive in modo imprevedibile e sono molto forti. Hanno distrutto due dei loro guardiani sintetici. Perciò adesso li teniamo in un habitat isolato per un'osservazione più sicura. Torniamo da Sturges. A Sectory. Io non prendevo nessun sintetico. Se me lo chiedono, io non lo faccio. Manco morto. Perché il sito può essere buono quanto vuole, ma finora i amici che sono dimostrati davvero buoni, che non danno fastidio per il razzismo, sono i per Goblin o altro, Ghoul, scusate, o sintetici, sono i Railroad e i Minutemen, quindi. Due occhi ti fissano. Inquietante, inquietante, inquietante. Non è vero, ma. Oddio! Oh! Ehi, serve qualcosa? Nick? Devi solo chiedere. Ma cosa pensi? Questo passo su. Volevo assicurarmi che le cose tra noi abbiamo fatto grandi cose insieme, sei d'accordo? Essere un sintetico non è stato così bello. Mi piace quando mi parlano così. Dicono tutte belle cose. Vabbè. Sturges. Ecco l'uno nastro che mi avevi consegnato. Spero sia pieno di dati sull'istituto. Ricorda, l'istituto non è nostro nemico. Lo so, ma è meglio farsi trovare pronti nel caso in cui decidessero di eliminarci dal Commonwealth. Tutti i dati più importanti saranno sicuramente protetti. Quindi, prima di tutto, devo vedere se riesco a decifrarli. Una volta finito, li analizzerò. Così finalmente sapremo cosa abbiamo preso dal loro comportamento. Buono. Le carte giuste e faremo. Dov'è che è l'istituto? Ecco. Effetto di teletrasporto, no? Nove e mezza, fra due ore devo essere qua. Se non fosse per te, ma cos'è un sintetico? No? Non me ne frega, mio figlio è malvagio. L'istituto è malvagio. Vabbè, ma l'istituto non può fare. Cioè, ha fatto tante brutte cose, insomma, robe del genere, no? Allora. Che mi dici dell'istituto ora che l'hai visto di persona? Qui avete delle tecnologie che non credevo fosse possibile realizzare. È straordinario. Bene, sono felice che apprezzi quello che abbiamo realizzato. Non è stato facile, credo. In estrema analisi, tutte le nostre conoscenze e risorse mi assomiglia. Sono focalizzate verso un unico obiettivo.
un obiettivo definito in modo perfetto dal nostro motto: l'umanità rinnovata. Purtroppo nessun risultato si raggiunge senza sporadiche da tutto il resto. Per quanto i nostri sintetici non rivelarsi la mente e il corpo superiore dei sintetici si stanno avvicinando a qualcosa che ricorda il libero arbitrio. Lasciandoli liberi di decidere come comportarsi, si rischia il caos. Se i sintetici sono intelligenti e autocoscienti, forse hanno bisogno di loro scelte. Per quanto si avvicinino al comportamento umano, rimangono sempre delle nostre creazioni. Quando avrai visto ciò che voglio mostrarti, penso che capirai anche tu che siamo noi a sapere cosa è meglio per i nostri sintetici. Un sintetico in fuga ha preso il comando dei predoni a libertà. Le sue memorie sono state cancellate, la sua identità alterata. Crede di essere un uomo di nome Gabriel. Sotto la sua guida, i predoni hanno già fatto molte vittime. Ho inviato un predatore a libertà lì. Vorrei che ti riunissi a lui per recuperare quel sintetico. E porteremo a casa il sintetico. Sarà la soluzione migliore per tutti. Ora farei meglio ad andare. Ci sono molte persone in pericolo. Beh, gli dici cattivi sì, ma quelli buoni. Vabbè, il predatore sappiamo già chi è, insomma, si sa. È il tipo Nigga, è coso di Matrix. Però lo steampunk è utilizzato anche sugli sintetici. Anche se i sintetici sono fatti di parti meccaniche. Cose strane. Non è Neo, come si chiama quello di Morpheus. Incontriamo Morpheus. Non so come scrive Morpheus, tra parentesi. Dettagli. Eccoci. Morpheus! Che hai già uccisi tutti. Mizzica Morpheus. Prendi, prendi, prendi. Tu devi essere il predatore che verrà con me. Oh, cavolo, Nick. Designazione X688. Ho già le... Ti chiamerò Morpheus. Non appena verrà in partito l'ordine, inizieremo l'assalto al gruppo principale. Fatto che il predatore di Ciclo deve un'altra arma dalla nostra non farci accertare. Va bene, andiamo. Ti segui. Ma Valentine è piaciuto? Ehi, vedrò cosa posso fare. Qui. Qui, contaci. Per sicurezza voglio che tu torni a casa, vale? Nick. No, non commercia, congeda, tipo. Ehi, congeda. Peccato. Allora credo che me ne tornerò. Senza di te non sarà lo stesso. Lo so, Nick, mi dispiace a me, ma io preferisco che tu te ne stai lontano da questi qui, veramente. Non voglio che ti prendano o che succeda qualcosa. Oh, non laggare. Ok, andiamo. Morpheus, ci sei? Andiamo, va. Che poi devo andare per di... Ah, aspetta, ma... È quella parte... È quella parte lì, tipo tutta marittima. L'avevo già vista, sta parte. Libertalia. Cos'è, tipo l'Italia libera? No, non ho la minima idea. Boom, bitch. Vedi, c'ho una mira di... C'ho una mira veramente di schifo. Mi tirano munizioni di niente.
Vabbè, a parte che non mi fa niente. Oh, si è curato quel pezzo di merda. Adesso prendo questo. Ok, vediamo cosa fai con questo, vediamo cosa fai. Cosa fai? Ah, cosa fai con questo? Cosa fai? Ecco qua. Che cavolo. Vai con lo steam pack. Prendi. Prendi, prendi. Prendi, prendi. Ok. Fuck. Non ho munizioni di niente. No, su serio, non ho munizioni di niente. Ok, fucile da caccia, a posto. Non ho visto se a Valentine è piaciuto che sono andato con questo tipo, non ne ho la minima idea. Però so solo che questo continua a sparare come un forsennato. Ah no, questo è il mio amico! Sono un idiota. Ah ma non sono da solo, ci sono... Ah, c'è uno della confraternita. Ma io non so se... Vabbè, io non lo so, siamo con la confraternita dell'istituto insieme. Non credo sia una cosa davvero buona, però vabbè. Tra parentesi, non so quando, ma devo prendere DLC, ragazzi. Far Harbor, perché Nuka Cola non mi interessa, mi interessa più Far Harbor, e poi vabbè, prenderò anche Nuka Cola, ma dopo. Radaway, nastro americano. Per di qua. Credi di poter vincere? Sì, guarda. Io te l'ho detto. Mizzica, non ho... Non ho mira, adesso gli sparo al piede. Ah, io ho capito finalmente come... Ci sono i punti azione per tenere ferma la mira. Ma rotto, ma ta... Oh, senti, ce l'ho un lanciarazzi. No. Perché tu non sei morto per una buona volta, muori per una buona volta tu. Che cavolo. Ma ha rotto decisamente le palle questo qui. Andiamo. Fuck, da dove salgo? No, non si può sentire, mi serve un fuoco di copertura. Devo capire da dove si sa. Devo capire da dove si sale. Per di qua. 9:40, ok, ho ancora tempo. Sì, anche se ho 7 ore contro ogni 5 secondi, perché ho paura di... di arrivare in ritardo come sempre. Ah, questi sono manichini.
Ah, da là posso salire. Trevor, muori. Oh, ma non riesco. Muori. Oh, che cavolo. Mizzica, è dura. Sta missione è dura. Ma sento rumori tipo di sintetico. Fatman. C'erano delle munizioni. Avevo il lanciafiamme anche prima, vabbè. Fatman. Oh, ne ho una, che culo. Non pensavo mi uccidesse così. Sono un genio. Adesso dove cavolo ricomincio? Che palle. Potevo avere un attimo un po' più di ingegno e non sparare. Lo lanciafiamme, devo usare il lanciafiamme. È da quando ho detto di fare. Vabbè, devo rifare tutto, insomma. Fare salvataggi rapidi più spesso, l'ho sempre detto, e anche se lo dico non lo faccio mai. Donne veterane di prima. Adesso uso il lanciafiamme, sempre se ho le munizioni. Non ne ho, bene. Però uso la magnum. Che danno lo fa? Facciamo un bel salvataggio rapido perché non ci vuole di rifarmi sempre ogni 5 secondi le robe da capo. Ok. Niente. Niente, niente. Oh! Non so da dove cavolo mi stavo sparando se sono in un luogo che praticamente dovrebbe essere chiuso in questo momento, però vabbè. Non mi interessa, ok? Non mi interessa, ok. Colpo fortunato.
Oh fuck. Salvataggio e andiamo. In azione. Ma mai e poi mai è arrivata dove doveva arrivare, però vabbè. Ultimamente mi fa il colpo al primo colpo, non si sa perché. Fuck. Complicato. 9,50, ok. Perdi qua. Sei colpi. Uno. Due. Fatemelo, a sto punto lo lascio là. Vai. È difficile stare comodi con dei jeans, ragazzi. Ti sarebbe piaciuto, eh? Non ci vedo! Fatto, ma a sto punto non lo posso prendere. Tanto ne ho tanti. Ce ne ho avuti tanti, ne basta uno a me. Ancora, mamma mia, tanto non ti vengo a prendere, sei lontana. E io sono pigro. Da dove devo salire adesso? Salito da di qua. Adesso devo salire. Di qua? No, non credo. Buono. Bene. Ok, siamo quasi a livello 42. Mi fido di te.
Io vorrei capire solo come faccio ad arrivare su. Oh, ecco, non vedevo. Tiratore, scelto, mi fanno cagare sti fucili. Io non so se stare con o contro. Devo dirti una cosa importante. Ti ascolto. Devo comunicarti il codice di ripristino di V592. Basterà farti ascoltare la base aziale. Presenterai i suoi processi cognitivi e lo renderai riflessivo. Dovrai dire V592, ripristino impostazioni in attacca, e fornire poi il codice di autorizzazione Gamma71Epsilon. Una volta disattivato, potrò riportarlo senza problemi all'istituto. Bene, se possibile, vorrei evitare di ricorrere alla violenza. Potrebbe non essere solo. La violenza potrebbe rivelarsi inevitabile. Non ho altro da aggiungere. Attendo il tuo ordine. Il mio ordine, vaffanculo. Ehi là! Abbiamo munizioni a sufficienza. Tieni gli occhi aperti. Non posso parlargli. Il fusil, le fusil terribile. È un'arma leggendaria. Buono. Che butto. 325. Che cosa ho addosso? Ma perché io mi porto tutte sti completi inutili? Tributare un bel tipo di molotov, tipo 10. Ok, quindi abbiamo trovato le fusil terribile, un'altra arma leggendaria. Stiamo beccando tutte le armi leggendarie, Beh, le stiamo avendo tutte. Non so dove mettere adesso le fusil terribile, perché non ho spazio, mi sa, nella stanza principale della casa, quella di dove metto tutte le armi leggendarie. Cioè nel piano terra, non nella stanza principale. Non so neanche parlare, ragazzi. Si sposti lei, Morpheus. Terminale di Gabriel. Leggiamo un po', va. Questo mi interessa. Avrei testato un minimo di Anderson. Ok, lui è il capo. Non ho più voglia di scrivere. Non avevano più cibo, potevano dargli qualcosa, non gli facevano niente, mizzica. Ho un problemino, dove devo andare?
Ah, devo salire. Ah, ecco, non avevo visto la botola, sono stupido. Ok, Commonwealth. Ah, ok, saliamo fuori dal Commonwealth e o è fuori o in una parte dentro più su, credo. Non è che sono le 10. Tra un po' si va a scuola. Gabriel, tu non sei chi credi di essere. Sei un sintetico. E noi siamo qui per riportarti a casa. Un sintetico? Che cazzo stai dicendo? Ricordo il mio passato. So dove sono cresciuto e so chi erano i miei genitori. Come può essere? So che è difficile accettare, ma è la verità. Le tue memorie sono state alterate. Tu sei un sintetico. Non ascoltare questi bastardi! Ti stanno dicendo un sacco di stronzate! Zappati la bocca, hai capito? Non dire un'altra parola! Mi dispiace. Allora siamo qui. Cattivare postazioni di fabbrica. Autorizzazione Gamma 71 Epsilon. Che cavolata. Carica. Mostra tutti i salvataggi. Sì, carichiamo questo. Prima di parlare gli diciamo che non si deve, proviamo a convincerlo. Se no usiamo direttamente il coso di fabbrica. C'è poco da fare, ragazzi. Mi piace molto come hanno aggiornato la schermata. Che ci sono i cosi che balzano. È figo. L'istituto è così a corto di risorse da doverle rubare alle oneste bande di razziatori del Commonwealth. Gabriel, tu non sei... Come può? Guarda, te la faccio bene. Arrenditi o ti uccidiamo. Va bene. Non possiamo farci contro di voi. Non uccideteci. Non ascoltare questi bastardi. Ti stanno dicendo un sacco di stronzate. Tappati la bocca, hai capito? Non dire un'altra parola! Mi dispiace. Allora sei sempre. Ma che palle! Se non fosse per questi due stronzi, mizzica. Vabbè, allora facciamo diretto il codice. E diciamo direttamente il codice per disattivarlo, così la facciamo breve e finita, appunto. Mi dispiace per lui perché sarebbe stato bello non disattivare tutto e bla 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 bla, non uccidere nessuno, però c'è poco da fare, disattiviamolo definitivamente subito. Esattamente come me, siete già saputo raggiungere la sommetta. L'istituto è così a corto di risorse da doverle rubare alle oneste bande di razziatori del Commonwealth. B592, ripristino impostazioni di fabbrica. Autorizzazione Gamma 71 Epsilon. Riesci a sentirmi? Merda, gli hanno fatto qualcosa. Ora. Mancato. Qui X688. Sono pronto al teletrasporto con il sintetico B592 recuperato. Ma così mi lasciate così, ma siete dei pezzi di merda. Cazzo!
cavolo. Ok. Bene, quindi torniamo all'istituto. Sì, torna dal padre. Le 10. Definitivamente manca poco per 2 ore di scuola, che non è niente, quindi dettagli. Eccoci qui. Padre? Eccolo. Sono felice di vederti ritornare sano e salvo. So che l'incarico era difficile, ma dovevo fare in modo che vedessi personalmente quanto può essere pericoloso un sintetico in futuro. L'istituto ha creato quel sintetico, quindi l'istituto è responsabile delle sue azioni. Non sono d'accordo. In sé un sintetico non è più malvagio di una pistola. Quando qualcuno muore per un colpo di fucile, la colpa ricade sul produttore dell'allarme? Ovviamente no. La colpa va giustamente a colui che preme il grilletto. Sì, noi abbiamo creato il sintetico, ma a farne un killer sono stati, volenti o nolenti, i membri dei Raven. Bene, ora basta parlare di questo. L'incarico si è concluso. E ci hai riportato il nostro sintetico. Non avrei potuto sperare in esito migliore. Ben fatto. Durante la tua assenza ti ho fatto preparare un alloggio. Ci troverai tutto il necessario ai tuoi bisogni, oltre a una generosa scorta di armi ed equipaggiamenti. Vai a dare un'occhiata. Sono sicuro che lo troverai soddisfacente. Sì, ma qualsiasi cosa fa io non starò con l'istituto. No, non voglio, cioè sono cattivi, non possono essere buoni. Dove mizzi che devo andare? Di qua. Salve. I tuoi nuovi alloggi sono qui. Quando hai finito, il padre desidera vedere. Non è vero un cavolo che ci sono delle armi ben equipaggiate, roba del genere. Io armi qua non le vedo. L'istituto. Sì, vabbè. Fucile dell'istituto, mizzica, che arma. La doccia. La doccia più orribile del mondo. Quanto peso c'ho? 315. Buttiamo 10 molotov, 310 precisi, così torno a casa e poso qualcosa. Aspetta, ma qui cosa c'ho da fare? Prigione flotta di Wicked Shipping. Fare porto a Paladino Dance. Curi, ok, giustamente. Ah, ok, vorrei il Commonwealth, ecco perché mi diceva di andare là. Battaglia di Bunker Hill, non mi piace come nome, non mi piace.
Sanctuary, torniamo a Sanctuary now e posiamo qualcosa perché siamo stracarichi di roba. 10 e 10. E io spero 2 ore. C'è un attimo sta paura. Ma non credo, dai. Poi intanto visto che non c'è nessuno che scrive in chat, io posso un attimo intanto controllare una cosa sul canale di YouTube. Preciso, adesso arriverà qualcuno che scrive in chat apposta. Non si può mai sapere. Sfasare con Riccardo Dose. Ma perché a me non mi salva alcuni video, non me li fa vedere? Aggiungi playlist Max Paine. Mi sono spaventato. Ok. La lanciafiamme ce l'ho. No, non ho spazio per altre. Adesso tu mi dici dove metto quest'altra leggendaria. Vabbè, questa non è una leggendaria, quindi qua. Adesso ci metto la mia nuova leggendaria nuova. Trasferisci. Armi. Dei fusil terribile. Ok. Poi. Oddio, è vero. Tutti sti completi me li ero già scordati. Aspetta, ma. Perché una parrucca pompadour in più? I don't know. Nick. Qui manca cosa, che lui ha i suoi vestiti. Che l'ho rimessi perché sono una brava persona. Il mio vestiario, allora. Questa la posso mettere via. Camice me lo tengo. Cappello lo tengo. Cappuccio lo metto via. Completo lo metto via. Questo lo tengo. Questo lo tengo. Questo lo metto via. Questo lo tengo per sicurezza. Questo lo tengo pure. Qui ci sono anche le varie, no? Sì, infatti, quindi. Le mie varie. No, vabbè, non serve, metto le varie, dai, le varie me le tengo, sti cavoli. Allora. Ma come siamo messi comunque? Solo l'energia non me la dà per buona, per il resto tutto a posto. Prima o poi mi che comunque ti sei noioso. No. No. Sì. Ok, solo quella era la rivista che mi avevamo appena preso. Adesso quanto siamo di inventario? 286, già molto meglio. Il lanciafiamme lo vendiamo perché è inutile portarsi un lanciafiamme a caso. E non mi sembra che sia un lanciafiamme leggendario. Infatti un lanciafiamme totalmente normale. Anco Hancock. I negozi sono per di qua. Scusate raga, ma cioè mi ero abituato a giocare un casino, quindi adesso mi scordo un attimino le cose se non gioco da un pochino. Qui devo vendere l'arma, la vendo a lei. Sì, sono d'accordo. Lo so. Ho qualche minuto lì. Certo. Quindi vendiamo. Senti, vendiamo pure queste due granate. Questo. Questo che non so perché avevo nell'inventario e basta. Quanti cavolo di soldi ho? Non li avevo notati. E poi stereo siamo a posto, provviste, vabbè, adesso mi bevo tutte queste acque perché sono malvagio.
Vari, ok, materiali, allora. Ok. Mise quanto acciaio. Cuscino di paglia. E basta. Fatto, fatto, ok. Vendiamo il denaro prebellico. Ehi, vuoi comprare qualcosa? Certo, diamo un occhio. Scegli quello che preferi. tappi, quasi 5, siamo a 5.000 tappi praticamente. E, ok, venduto, andiamo a vedere nell'officina quanti soldi abbiamo. Credo che siamo a posto. 10 e 15. Sì, credo che siamo a posto, mi sa. Sì, decisamente. Decisamente. Ecco cosa volevo vedere un attimo. Ok. Qui è vero, abbiamo fatto qualcosa per il teletrasporto. Perché sta Minuteman non mi fa vedere che lavoro fa? Scusa. Neanche questo so che lavoro fa, è appena buggato. Vabbè. Credici. Che visioni, oh, non visioni, no visioni, l'hai promesso. Vabbè ragazzi, aspetta che vi dico, io mi sa che concludo qui, così mi vado a vedere un paio di video senza per forza giocare, che poi c'ho l'ansia. Oddio, oddio, devo chiudere, devo staccare, non so. Quindi vabbè, noi concludiamo qui, noi ci vediamo alla prossima. Sempre qui su Game Legacy YT Live su Twitch e Game Legacy su YouTube. Bye bye!